Salve a tutti, oggi un video un po' anomalo. Facciamo una cosa nuovissima, inedita per questo canale. È un unboxing perché qualche giorno fa sono stato contattato da un'azienda che produce questi microfoni, come vedete nel titolo, questi microfoni per il karaoke. Ovviamente parliamo di microfoni per bambini, comunque è un bel giochino, cioè è un prodotto che andiamo a vedere. E per fare questo sono nella cameretta di mia figlia, come vedete, e che credo sia il target proprio per questo tipo di prodotti. Vediamo, andiamo, non l'ho ancora aperto, quindi andiamolo a scartare. È arrivato, questo costa 14,99 credo, è arrivato mia figlia mi sta consigliando di usare il trincetto, ma io sono un capone e devo aprire più soddisfacente. Comunque, vediamo, unboxing live, eccolo qua, wireless microphone handheld hi-fi speaker. Ok, vediamo cosa contiene. Speriamo sia carico già, perché sennò... Allora, arriva con... vediamo da vicino. Il microfonino, eccolo qua. Bello plasticone, come si intuisce anche dalle foto. Allora, praticamente è un Bluetooth speaker con... Quindi qua c'è tutta la parte dello speaker con dei comandi che poi andremo a vedere e la capsula microfonica. Poi arriva con un carica batterie, evidentemente USB micro USB e un adattatore mini jack e sempre micro USB. Questi per ora non ci serviranno, spero. Allora, prima di tutto accendiamolo, vai, vediamo se mic wall e remix e l'accensione. Allora, sarà questo? No, questo è solo il volume. Cominciamo bene. Allora, facciamo una cosa, credo che abbia bisogno di caricarsi, quindi a questo punto facciamo una pausa e ci vediamo dopo. Ok, siamo tornati, in realtà non era scarico, praticamente mi siedo, lo faccio vedere. E l'accensione era qui, era un po' nascosta, quindi io ci ho messo un po' perché mi concentravo qui. Allora, fondamentalmente è un Bluetooth speaker, uno di quelli che trovate un po' dappertutto. Qua scegli la modalità, si accende. The Bluetooth device is ready to pair. Ora è in modalità Bluetooth, quindi in attesa di connettersi con qualcosa. Dopo proviamo con un telefonino. Poi che c'è più? Poi dietro ha delle prese micro SD, mini jack e USB, credo per mettere, non so, una chiavetta con qualche canzone. The radio mode. Anche radio. Line in, ok. Abbassiamo un po' il volume. Come si abbassa? Volume down. The Bluetooth device is ready to pair. Modalità Bluetooth. Ok, ora proviamo il microfono. Sì, 1, 2. Siamo e. Ok. Siamo il volume, prova, sì, 1, 2, prova, siamo al massimo, remix, ah, sarebbe, e l'eco, ok, c'ha un
graduale. Ok, c'è un goccino. Hey. Vabbè, è un giochino divertente. Sì, sì, one, two. Okay. E fa, cioè, è un mini speaker. Ah, registra anche. Proviamo la registrazione. Rec. Questo è divertente, dai, per cambiare, così, ho un magnotto, questo è carino, questo ancora, cos'è? Ah, questa è quella da film horror, ok, vediamo, ok, ora è spento. Next, cosa? Scan LED. Boh. Ah, forse questi tasti servono, REC, servono nel caso in cui mettiate una pennina USB, scegli la canzone, vai avanti, indietro, oppure col Bluetooth, vai avanti, indietro con la canzone. Adesso introduco mia figlia. Che poi sarà la destinataria di questo microfono, perché alla fine è il suo. Saluta. Ciao. Allora, vedi? Sì. Allora, facciamo una cosa, facciamo una piccola pausa. Sì. Andiamo a prendere un telefono e lo colleghiamo, così possiamo metterci, usarlo come altoparlante e... Ok. Proviamo a fare un karaoke a questo punto, siamo sul canale karaoke italiano. Sì, allora. Che si fa? Vuoi cantare qualcosa dopo? Vuoi provare a cantare qualcosa? Non lo so. Ok, vediamo. Allora, ricominciamo. No, tienilo tu, no. Ok. Proviamo a collegarlo al Bluetooth, vediamo se si vedono, se il telefono riconosce questo Bluetooth. Credo di sì, perché il solito, questo è il solito, eccolo qui, ha rilevato il telefono, associa. The Bluetooth device is connected successfully. Questo è il solito chip che ho anche in un altro Bluetooth speaker, e anche diciamo la cosa vocale. Ecco, io vedo anche la batteria che del Bluetooth, che ha l'80% la batteria del microfono, quindi una buona cosa. Quindi proviamo, oddio, c'è l'effetto cattivo, e ancora più cattivo, e zulzettone, vai, prova, abbassiamo l'effetto, e allora, ok Tina, come ti sembra questo, prova a giocarci un po'. Sì, vediamo un po' le... Prova, usa, parla nel microfono. Ciao. Ok, provo qualche effetto che non trovo. Allora, per fare cambiare la voce premi a lungo qui, vedi? Prova. Ok, facciamo una cosa. Allora, Tina, la telecamera è lì. Lo sai. Vediamo una cosa. Che faccio? Carino, proviamo quell'altro. Quell'altro. No, quello è quello. No, questo. Come ti sembra? Bellissimo! Proviamo un altro. Ok. È morto? Morto. No, a lungo. Non
Ah, poi puoi prendere in giro, prova a parlare normalmente. Ciao! Sembri uno grande. Benissimo! Beh. Ora le porti. Eccoci, okay. Eccoci. Vabbè, allora che te ne pare di questo microfono? È bellissimissimo! Che ci farai? Qualcosa di sicuro. Piano? Anche scherzi? Sì. Andiamo con il deco, vai. Ok. Divertente. Allora, vabbè, concludendo, dai, facciamo un riassunto della situazione. Questo è senza effetti. Allora, è il microfonino Bluetooth che vedete sempre su Amazon, un po' dappertutto, pubblicizzato su YouTube. Che dire, fa il suo, è una piccola cassettina, come qualità, diciamo, la parte dell'altoparlante non è ovviamente spettacolare, però è divertente per fare queste cose, quindi effetti, un karaoke per i bambini è molto divertente, per una festicciola, cioè tra bambini si divertiranno, penso, tantissimo, giusto? Sì! Che dici? Sì! Sì! E allora, boh, ve lo consiglio come regalo, costa pochissimo, 15 euro circa. Ve lo consiglio, se avete bambini è divertente, vero? Sì! Ok. E tu come ti chiami? Tina! Ok, saluta. Ciao! Stiamo diventando un canale per bambini? No, non succederà. Ciao!